L'Aeronautica Militare oggi è un'organizzazione che afferma, insieme con le altre forze armate dello Stato, la volontà di un paese civile, democratico e pacifico di difendere da ogni possibile nemico i valori di libertà e di progresso umano su cui poggiano l'identità nazionale e la convivenza dei cittadini. Scramble, 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 scramble per Golf Alfa 01 e 02, uscita Alfa, vettore 270, quota 18.000 piedi, salita in gate, contattare Watch Radar su Oscar 85 o Papa 17. Moto 31501, missione per identificazione, trasmette Bravo Foxtrot. Scramble, ovvero decollo immediato. Per intercettare ed identificare qualunque traccia sospetta rilevata dalla capillare rete di sensori radar che, senza soluzione di continuità, vigila sull'inviolabilità dello spazio aereo nazionale. 24 ore su 24, un articolato sistema di difesa aerea protegge il territorio nazionale da una minaccia che, come dimostrano gli attentati dell'11 settembre 2001, può assumere qualsiasi forma. Un dispositivo in grado di reagire con prontezza ad una svariata tipologia di emergenze e che dal dicembre 2005 si avvale di un caccia dell'ultima generazione, l'Eurofighter 2000 Typhoon, in servizio con il quarto stormo di Grosseto. Qualvolta si verifichi una situazione anomala, come una variazione inaspettata rispetto alla rotta prepianificata, l'assenza prolungata di contatti radio con il controllo del traffico aereo, la mancata autorizzazione diplomatica all'attraversamento del territorio nazionale o la segnalazione della presenza a bordo di un ordigno o di un dirottatore, viene ordinato il decollo su Scramble di una coppia di intercettori in turno d'allarme. Roger Coffey, ho radar contact with you. Assistiti dai controllori della difesa aerea, detti guida caccia, in una manciata di minuti, i due Typhoon decollati su Scramble raggiungono il velivolo sospetto, lo affiancano e lo identificano. Approva 090, confermo il livello 130, 120 nodi di velocità. Tipo dell'aeromobile, colore, prua, quota, velocità, nazionalità, radio al guida caccia consentono al COFA, il comando operativo delle forze aeree di Poggio Renatico, di decidere il tipo di azione da intraprendere per affrontare la situazione contingente. Confermate no weapon on board. Sir, no weapon on board. Golf Alpha 01 Air Power, Lima India, Romeo Papa. Apply VIST 1 and then VIST 3 to Lima India, Romeo Papa. Acknowledge. Okay, all, we're going to apply VIST 0 number 1 and then VIST 0 number 3 on Lima India, Romeo Papa. Roger, copy all and report when runway on site. Roger. Nel caso in cui si renda necessaria un'ispezione a bordo del velivolo, gli intercettori, in una tipica missione di polizia aerea, segnalano al pilota del velivolo sospetto, in gergo zombie, la necessità di eseguire un atterraggio precauzionale su un aeroporto presso il quale verranno eseguite ulteriori indagini. Raggiunto lo scalo ed eseguito l'atterraggio, lo zombie viene fatto rullare in un'area isolata, ben lontana dalle infrastrutture aeroportuali e presidiata dai militari del locale gruppo difesa dell'aeronautica militare. Sotto lo sguardo attento dei tiratori scelti, i carabinieri interrogano il comandante e il primo ufficiale e verificano la validità dei documenti dell'aeromobile.
Le unità cinofile ispezionano la cabina passeggeri alla ricerca di eventuali ordigni esplosivi. Qualora venga rinvenuto un pacco sospetto, il team di artificieri esegue una ricognizione dettagliata dello stesso, utilizzando un apposito robot dotato di videocamera, tenaglie e cannoncini ad acqua, che permette di ispezionare il contenuto dell'involucro e di neutralizzare eventuali trappole ad innesco o cariche esplosive. Cessata l'esigenza, lo zombie viene autorizzato a proseguire il volo per l'aeroporto di destinazione, mentre i Typhoon, rientrati a Grosseto, vengono approntati per una nuova missione di difesa nello spazio aereo italiano.